Siamo col presidente del Fertilia Aurelio Ferroni. Presidente, siamo sull'erba del Frugheri, una bel Fertilia che si conferma anche qua a Nuoro, 3-1, una bella vittoria, ma soprattutto l'ennesima conferma della validità del vostro progetto, no? Era una partita che temevamo un po' per qualche assente, ma sapevo che chi si entrava in campo non avrebbe demilitato, e temevamo molto questa partita perché la Nuorese, con i 3 punti che ha ripreso in settimana, si era portata proprio a un passo dalla salvezza. Io credo che la buona squadra, la Nuorese, perché ha dimostrato con Ferraro, con altri, di avere un certo organico, con Grassi che ha fatto un gran gol. Ma io sono estremamente soddisfatto perché non ricordo più manco quanti 94 alla fine sono andati in campo oggi, perché c'era Agostini, Masala, Letizia, diversi, molti. Abbiamo giocato con molti fuoriquota e hanno dimostrato che non c'è più questa regola dei fuoriquota, almeno per quanto ci riguarda. E i titolari o giovani sono quelli che corrono di più, quelli che sono tecnicamente più dotati, e non, l'età non ha più nessun punto di riferimento. Diciamo che riflettire i fuoriquota sono i grandi, visto che si fa prima a contare il grande che non è i giovani, ecco. Però mister, presidente, non l'abbiamo promossa sul campo mister, parliamo appunto del mister Papa. Le volevo dire, voi avete fatto una scommessa, quella di investire su un allenatore del settore giovanile che, come dire, che vi sta ripagando, perché è un allenatore che, oltre a far giocare bene la squadra, a inserire i giovani, sembra aver dato un'identità, no? Aver lanciato anche una moda magari nelle altre squadre. Certo, no, Massimiliano era con noi anche l'anno scorso, quindi conoscevo le qualità umane, le qualità tecniche di Massimiliano, e quindi non è una scommessa, per modo di dire. Ero sicuro che avremmo fatto bene, anche perché l'integratura della squadra, con uomini come Luca Carboni, come Stefano Mereu, come Toto Piras, come Tullio Ledda, con Roberto Sini, con i cosiddetti anziani del gruppo, che tanto per capirci il più anziano del Fertilia di tutte c'ha 28 anni, quindi noi crediamo in questa cosa. Siamo un campionato d'eccellenza, certo, è il massimo campionato di livello regionale che si gioca in Sardegna, ma è sempre un campionato dilettantistico, e quindi noi su questo ci abbiamo creduto e abbiamo detto: questa è la nostra strada e noi intendiamo perseguirla. Una scommessa, per modo di dire. Io ero sicuro, non magari di arrivare a questo punto della classifica, ma che non avremmo avuto patemi d'animo per la salvezza. Alla squadra, all'organico, allo staff, che è molto bravo, noi abbiamo chiesto una salvezza tranquilla. La salvezza è arrivata, adesso giochiamo per divertirci. Certo. Presidente, le faccio una domanda, diciamo da $1 milione: perché lei, il Fertilia, investe sui giovani? Ma è anche una questione sociale, cioè nel senso che noi abbiamo 4 squadre che giocano tutte le domeniche negli altri campionati. Abbiamo una squadra juniores che è prima in classifica imbattuta, una squadra Livi che è prima in classifica imbattuta, una squadra giovanissimi che non sta andando molto bene ma spero che si riprenda, e un'altra squadra Livi provinciali che è imbattuta. Cioè, se noi crediamo, se questo è anche uno sport, ed è soprattutto uno sport per noi, dobbiamo cercare di investire sui giovani. Più giovani riusciamo a far giocare, a far eccellere, e così modestamente, senza pensare di essere chissà chi, se togliamo qualcuno da mezzo alla strada per farlo giocare a pallone invece che giocare a PlayStation, oppure fare cose ancora peggiori, credo che non sia un cattivo esempio. Certo. E una valutazione sul campionato: Torres, che ha praticamente ammazzato il campionato anche in questo caso con ex giocatori mister del Fertilia, secondo lei questo divario con l'Olbia non verrà più colmato? No, ormai il campionato è segnato. Il campionato è segnato. La Torres ha un ottimo organico, e sia negli 11 che nelle riserve, c'ha un pubblico, c'ha una tradizione, c'ha cose. L'Olbia è leggermente inferiore, anche se si esprime un bel gioco, e anche se esprime il campionato, forse rispetto all'anno scorso è anche più, onestamente, forse un più debole. Ma io sono convinto che il campionato sia più debole, non solo per i fuoriquota, perché abbiamo dimostrato anche oggi che con i fuoriquota, e anche altre squadre lo dimostrano, con i fuoriquota si può giocare bene, ma anche perché c'è una crisi economica in atto. Giocatori, è antipatico fare i nomi, ma quanti sono i giocatori di promozione che potrebbero giocare benissimo in eccellenza e che sono andati in promozione solo per una questione di quattrini? E non credo che, cioè, quindi leggermente è sicuramente inferiore all'anno scorso. Io penso che, continuando su questa strada, l'anno prossimo sarà l'ultimo campionato, perché i fuoriquota non sono cresciuti solo a Fertilia, sono cresciuti ormai in tutte le squadre. Domenica scorsa noi abbiamo giocato con Santodoro e abbiamo
fatto 0-0, ma i loro fuoriquota non avevano nulla da invidiare ai nostri, e anche con altre squadre c'è successo. Certo, se, se non ci crediamo, se non li facciamo giocare, non crescono. Certo, ci vuole fiducia sicuramente, fiducia. Assolutamente. Da lui ce l'hanno, assolutamente. Benissimo, Presidente, noi la ringraziamo, le facciamo i complimenti ovviamente per l'ottimo campionato del Fertilia e soprattutto per il lavoro che sta facendo col settore giovanile. Siamo sicuri che questo progetto avrà continuità perché la società e lei in modo particolare ci credete. Allora, tutta la società. Certo, grazie. Grazie. In bocca al lupo.